Bene, avevamo in sospeso ancora, se volete definiamo un momento la questione della teste Karima El Marug, se il difensore vuole darci ulteriori notizie. Prego, si avvicini pure al microfono. Signor Presidente, giudice della Corte, come ho anticipato a questo collegio per iscritto verbalmente e come ho anticipato ai difensori dell'onorevole Berlusconi, questa difesa non possiede una documentazione, non la possedeva la settimana scorsa, non la possiede purtroppo neppure in data odierna, attestante il viaggio di Karima El Marug. Quello di cui posso dare conto è che personalmente ho ricevuto la citazione della teste per l'udienza odierna in quanto domiciliataria ex lege di Karima El Marug. Ho cercato in ogni modo di mettermi in contatto con la ragazza, purtroppo il suo cellulare risulta staccato, anche quello dei suoi familiari, quindi quello del suo compagno. La ragazza mi ha inviato un messaggio, ma soltanto, ribadisco, lunedì scorso, nella notte tra domenica e lunedì, comunicandomi che si trovava all'estero. Le ho chiesto di inviarmi la documentazione, ha detto che l'avrebbe fatto, ma purtroppo questa documentazione non mi è pervenuta. Questo è il motivo per cui non ho potuto dare seguito alla comunicazione che ho dato sia a chi ha citato la ragazza che naturalmente a questo collegio in relazione al permanere della stessa all'estero e anche alla durata di questo soggiorno, in relazione al quale io non posso assicurare che Karima El Marug sarà in Italia il 17, che so essere la prossima data d'udienza fissata avanti a questo collegio, a questo tribunale. Questo è tutto ciò che posso dire a questo collegio. Cioè non ha più avuto contatti nemmeno telefonici? Purtroppo no, ma devo dire che effettivamente io non incontro la ragazza da almeno un mese perché non avevamo esigenza di incontrarci e quindi abitando lei a Genova non è che io incontro la mia assistita con costanza ogni settimana, la incontro solamente quando abbiamo l'esigenza. Peraltro segnalo che questo suo essere all'estero ha inciso anche su altre vicende processuali che la riguardano personalmente, per cui evidentemente lei si è dimenticata in questo momento anche di aver avuto un'udienza nelle more, proprio nella settimana scorsa a Messina, che ho affrontato ovviamente senza di lei. Bene. La difesa insiste per sentire Karima El Marug? Sì, Presidente, proviamo a citarla per il giorno 17, anche perché le citazioni sono regolari, quindi... La procura? Presidente, mi consenta due parole. Rispetto alla scelta, ovviamente una strategia processuale che incombe ed è doverosa da parte di entrambi le parti del processo, che sono le difese e la Procura della Repubblica. È una mia opinione, ma che sento il dovere di esprimere oggi in dibattimento, che la dilatazione dei testi della difesa, che non è avvenuta per quanto riguarda la pubblica accusa, perché il Presidente giustamente più volte ci ha invitato a indicare più testi, anche se potevamo immaginare che trattandosi per esempio delle partecipanti alle serate, numerose erano, faccio un esempio, le intercettazioni trascritte che erano note anche al Tribunale e che quindi si poteva prevedere un lungo esame da parte del Pubblico Ministero, come ci si poteva immaginare un lungo esame da parte delle difese, tant'è che le udienze sono finite nei limiti del possibile, considerando i tempi della cancellerie, della stenotipisti, comunque intorno anche alle 6 del pomeriggio. Ebbene, dalla ripresa la pubblica accusa ha rinunciato a luglio a numerosi testi, non c'è stata subito da parte della difesa una colloquiare rispetto a se accoglievano o meno, abbiamo dovuto aspettare varie udienze, poi finalmente è cominciata l'istruttoria difensiva e è inutile che io ripeto, ma forse sento il dovere di ripetere perché penso, conoscendo ovviamente quali sono le strategie da più tempo, ho il contatto con la difesa dell'imputato Berlusconi, che vi sia una dilatazione temporale che naturalmente, perché non è possibile
mi consenta, Presidente, che avvocati di tal fatta rispetto a una chiusura estiva con mesi avanti un processo delicato che coinvolge l'ex Presidente del Consiglio non abbiano avuto il tempo di appianare una difesa tale che consentiva non solo, e ovviamente ve ne sono tutte come ce l'ha l'accusa, se non di più, la possibilità di reperire i testi, se effettivamente la difesa voleva ascoltare quelle persone. Non è possibile così, non si può, cioè se ha delle cose da dire e ritiene che abbiamo commesso degli illeciti ci manda al Consiglio dell'Ordine. Non sono illeciti. Se ha commesso altro ci manda in una procura della Repubblica, questo non è tollerabile. Non può il Tribunale consentire che ci sia un'aggressione nei confronti delle strategie della difesa, dei tempi di dilatazione, ma quale dilatazione? Cioè non si può così, eh? Cioè questo non è oggetto del processo. L'oggetto del processo adesso è se Karim El Marrouk deve venire qui a essere sentita o meno. Deciderà il tribunale, farete quello che volete, ma non si può consentire che ad una difesa che non ha avuto nessun atteggiamento aggressivo nei confronti della procura in questo processo venga trattata così. Io le chiedo di intervenire. Pubblico Ministero, si può completare cercando di essere sintetica, perché io... la domanda era soltanto di interloquire sulla citazione della teste. Presidente, allora sulla citazione della teste io ritengo che il fatto che non sia stata documentata come avrebbero potuto e dovuto fare non solo la difesa dell'assistita che dice che non sa neanche dov'è, mi consenta di non credere a quello che ci viene prospettato, di non credere a quello che ci viene prospettato in udienza. Quindi questo è da interpretare come non volere e dilatare i tempi del processo per arrivare in campagna elettorale. Questo io è quello che penso. Non è possibile, questo sì, non è possibile. È possibile, è meglio parlarne prima. Dilatare i tempi e di non credere anche alla collega, di non credere a noi. Allora ovviamente questo è offensivo. È un'opinione del pubblico ministero. No, questo non è un'opinione, questo è diffamatorio. Questo è diffamatorio nei nostri confronti. Anzi è ingiurioso vista la presenza. Questo non è tollerabile. Qual è campagna elettorale? Cioè non, qui sta facendo campagna elettorale qualcun altro dentro questa udienza. E io le chiedo di intervenire, Presidente. Allora viene verbalizzato, se abbiamo capito in estrema sintesi, che il pubblico ministero chiede che la difesa venga dichiarata decaduta dalla citazione del test. Bene. Con una subordinata, Presidente, mi scusi, che qualora il collegio sia di contrario avviso, io chiedo che vengano recuperate comunque le udienze e che si faccia il processo anche non i giorni di festa, ma sicuramente che vengano recuperate le udienze che stiamo perdendo perché i testi per una ragione o per un'altra non vengono in dibattimento. Abbiamo un'altra questione ancora in sospeso rispetto all'udienza scorsa, perché i difensori avevano depositato la trascrizione fatta in autonomia di alcune conversazioni telefoniche sull'utenza di Karim El Marrouk. Le ho viste, Presidente, mi scusi se non me lo sono ricordato autonomamente. Come lei sa, è stata disposta e ottenuta una perizia già nel corso del dibattimento in cui sono avvisate tutte le parti ed è di tutta evidenza che l'elenco indicato dai pubblici ministeri ovviamente non è esaustivo, non a caso viene fatta né in discovery e quindi le parti e in questo caso i difensori dell'imputato Berlusconi avrebbero ben potuto indicare delle telefonate che è allora un diritto sacrosanto, che non erano state indicate dal pubblico ministero. Non solo, quindi addirittura hanno nominato un consulente tecnico, ergo che già sin dall'inizio sono entrati come doveroso in pieno, in una fase importante che era quella di un perito che doveva trascrivere su indicazioni delle parti le telefonate che si ritenevano di interesse per l'accusa o per la difesa. Non solo, ma ricordo che gli audio, i brogliacci
di tutte le telefonate che sono diventate parte integrante di questo fascicolo sono state a disposizione delle difese sin dall'inizio, e cioè dal momento del giudizio immediato. Quindi io penso che i diritti della difesa sono stati ampiamente garantiti e che non si può arrivare all'ultimo momento indicando delle telefonate che non sono state fatte peraltro nelle garanzie di tutte le parti processuali, e quindi nei confronti del collegio, del perito che era stato nominato, del pubblico ministero. Quindi io mi oppongo nella maniera più totale. Allora riprendiamo. Il Tribunale dà lettura dell'ordinanza che viene allegata al verbale d'udienza. Deliberando in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza: sulla richiesta avanzata dalla difesa di acquisire la trascrizione di numero 20 conversazioni telefoniche di alcuni sms eseguita dal consulente tecnico di parte ingegner Claudio Alati su utensi in uso El Marug Karima o in subordine di acquisire le suddette trascrizioni ai sensi dell'articolo 121 del Codice Procedura Penale. Sentito il pubblico ministero che si è opposto, considerato che le trascrizioni delle intercettazioni devono essere eseguite nei modi e nei termini previsti dalla legge secondo il disposto dell'articolo 268 Codice Procedura Penale, con le garanzie di cui agli articoli 221 e seguenti CPP, ritenuto pertanto che il risultato di tali operazioni non può formare oggetto di una consulenza di parte né di una memoria ai sensi dell'articolo 121 Codice Procedura Penale, atteso che, operando diversamente, si verificherebbe una violazione del principio del contraddittorio sotteso alla disciplina normativa sull'intercettazione. Sulla richiesta avanzata dalla pubblica accusa di dichiarare decaduta la difesa dalla citazione del test El Marug Karima, rilevato che la difesa ha provveduto correttamente alla citazione della persona offesa domiciliata ex articolo 33 disposizioni di attuazione codice procedura penale presso lo studio del difensore di fiducia avvocato Paola Boccardi, considerato che il difensore della persona offesa ha rappresentato con atto depositato in cancelleria e all'odierna udienza di aver appreso da El Marug Karima che la stessa si trova all'estero in una località non precisata e di non aver ricevuto ulteriori comunicazioni da parte della propria assistita in ordine alla data del suo rientro in Italia, sicché non è in grado di documentare il motivo dell'assenza della propria assistita all'odierna udienza, né di assicurarne la presenza alla prossima udienza del 17 dicembre 2012 già fissata in calendario. Ritenuto che la richiesta avanzata dalla pubblica accusa non possa trovare accoglimento, atteso che l'esame della persona offesa, già ammesso, non si palese superfluo o irrilevante, che in considerazione delle indicazioni fornite dall'avvocato Paola Boccardi occorre eseguire le ricerche sul territorio nazionale della persona offesa, nei luoghi risultanti dagli atti o altrimenti conosciuti, anche al fine di un'eventuale attivazione della procedura di lettura degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. Per questi motivi respinge le richieste avanzate dalle parti e dispone la citazione della persona offesa El Marug Karima per l'udienza del 17 dicembre 2012, ore 10:30, previe ricerche da parte della Polizia Giudiziaria a sede, aliquota Carabinieri, con facoltà di subdelega. Invita le parti a fornire tutte le informazioni a tal fine necessarie.